Buonasera a tutti quanti. Questo è un comunicato a livello nazionale e mondiale perché mi sto dichiarando prigioniero politico contro la magistratura italiana. Dopo aver depositato una denuncia dell'avvocato Marco Mori presso la procura di Lanciano ed con opposizione fatta, l'opposizione è stata archiviata e non è stata mandata avanti. Si rivela in base all'articolo 241 omissione in atti d'ufficio da parte della Procura di Lanciano, da parte del GIP e del PM. Mi preparerò. Perché io mi presenterò il giorno 6 maggio 2015 presso la Procura della Repubblica di Lanciano, dal Procuratore della Repubblica, e mi andrò a dichiarare prigioniero politico nei confronti della magistratura italiana, visto e considerato che la cessione della sovranità nazionale di un paese viene contrastata anche dalla magistratura italiana, sapendo che la magistratura italiana conosce a tutti i livelli che la sovranità è stata ceduta illegittimamente, si sa che la sovranità può essere ceduta solamente in caso di attacco o in caso di guerra, la sovranità non può essere ceduta. Può essere ceduta in minima parte, ma non come stanno facendo i signori. Mi dichiaro ancora prigioniero politico di uno Stato che viola la Costituzione italiana. Mi dichiaro prigioniero politico della magistratura italiana. Mi arrestassero, facessero quello che cazzo vogliono. Voglio diventare un martire dell'Italia. Benissimo, mi vogliono arrestare? Che mi arrestassero. Io mi dichiaro prigioniero politico contro la magistratura italiana, perché altri esposti presentati da cittadini italiani, sempre grazie al coraggio dell'avvocato Marco Mori, sono stati archiviati. Io vado avanti. Mi arrestassero, facessero quello che vogliono. Io mi sono rotto i coglioni di questi sovversivi e di questa magistratura imponente e sovversiva a tutti gli effetti, perché abbiamo una magistratura sovversiva che dà ragione al governo italiano e che dà ragione e ha dato ragione al Presidente della Repubblica italiana quando si sa che il Presidente della Repubblica italiana ha firmato dei trattati di Lisbona con la compartecipazione del governo della cessione della sovranità. La sovranità non può essere ceduta in nessun caso, ma solamente in caso di conflitto di guerra. Signori, io adesso ancora mi dichiaro prigioniero politico nei confronti della magistratura italiana. Magistratura italiana. Magistratura italiana e che vada alle orecchie del signor Renzi, del signor Padoan, del signor presidente, ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che vada alle orecchie del presidente della Repubblica Mattarella, perché lui è il costituzionalista della Costituzione. A me non me ne frega niente. Questa volta vado avanti. È che tutte le redazioni giornalistiche, tutti quanti, signori, mi dovete dare una mano. Se avete il coraggio, mi dovete dare una mano a diffondere a livello mediatico e virale questo video. Per ulteriori contatti, chiedere di Teditta Paolo al 347 55 053 44. Buona serata a tutti. Viva la rivoluzione e viva il prigioniero politico Paolo De Titta contro la magistratura italiana.